JavaScript non è che si possa nascondere più di tanto. The obscurity. JavaScript dovrebbe avere un accesso molto limitato alla macchina locale. Ah, perché è un virus che non accede alla macchina locale ma rovina i dati vostri su Facebook. Vabbè, non mi tocca. Allora, devo mandare un'email. Comunque, siamo qua, se ne può parlare di niente. La mia idea di sposto per questo è che adesso staremo a vedere se sono tutti i francesi, cioè vedere, non so se qualcuno ha il piacere della microfonia di vedere cadaveri. Io ho fatto vedere la mente. Un'autopsia può vedere come l'ha fatta, però non per esaminare il cadavere, per capire che cosa significava fare una. Una volta tanto ieri sono rimasto stupito che ho detto una cosa in famiglia e poi il Vaticano ha detto quello che ho detto io. Non si può gioire mai per la morte di qualcuno, è assurdo chiunque questo sia. E l'altra cosa è che io ho una mentalità di giustizia diversa. È vero che è difficile parlare di giustizia con chi pensa che sia naturale avere la pena di morte. Poi la pena di morte preventiva penso che sia
E il pensiero che mi viene è: se è vero che il computer aveva tanti segreti, la persona non ne aveva troppi più, o forse ne aveva troppi. E quindi è anche comodo talvolta uccidere. Che dovesse essere condannato, non sono più che convinto, ma che la persona che era stata presa viva poteva risolvere tanti dubbi, tante, forse troppi, è quello il pensiero. Però. Ma veniamo ad altre cose. Ah, tra l'altro Facebook, di cui si è parlato per questo, si rivela sempre meno la patria del libero pensiero. Non so se avete seguito che ci sono stati dei manifesti, però che incitavano ad andare a votare al referendum, che non solo sono stati eliminati, ma sono stati chiusi tantissimi account di persone perché avevano postato questo manifesto. Il manifesto era ironico, non so se l'avete visto, e a me pareva anche simpatico, tal Helen Benedetti l'aveva messo. Qualcuno poteva aversene male, d'altronde anche domenica il Fatto Quotidiano ha pubblicato una tavola di Manara che è stata molto criticata nel disfatto, però una cosa è criticare il contenuto, altra cosa è censurare il contenuto, e lì c'è stata brutale censura. D'altronde censura su questo argomento ce n'è a quanto pare tantissima, la cosa mi preoccupa. Tra l'altro mi preoccupa perché io poi sono andato a vedere, perché volevo vedere, è vero? Per vedere se è vero, tentavo di cercare prima se trovavo un documento puntato da altri. Poi volevo andare a vedere se c'erano dei link pendenti, cioè guarda quello che hanno detto lì e lì è sparito. Perché questo è il chiaro sintomo di censura. Li ho trovati, nessuno su Facebook, quindi hanno fatto un recurissi proprio di quelli da primavera, da pulizia di primavera, e la cosa mi preoccupa, e però non tanti. Quindi non so se questo recurissi è andato ben oltre quelle che sono i dominio di influenza di Facebook. Però la cosa non mi piace, appunto. Non mi sono scordato di portarlo, casomai ve lo porto, l'ho anche stampato. Ecco, vi ricordate che avevo fatto vedere quel dispositivo USB, quella schedina USB, è andato a finire qua dentro. Questo adesso lo monterò a casa. Questa è una ciabatta con corpo USB che andrà attaccata al mio server di casa, poi saranno attaccati 4 dischi USB alimentati da qui, e quindi io quando sono in vacanza ho i dischi spenti, però voglio cercare un dato, io li ho online, mando il comando di USB, mi accendo il disco, lo monto, guardo il dato, lo rispengo, ok? E tra l'altro quando ho tempo metterò anche su qualche meccanismo per fare un ammalto automatico, quindi monti dischi, sta lì, ci sono dei contatori di accesso, quando sta mezz'ora senza accedere al disco fa l'ammalto corretto e poi gli tira giù l'alimentazione, ok? Quindi questa può essere la maniera. In fondo un server casalingo ormai ha bisogno di una quantità di dati spaventosa, che pensate, 4 disk USB vuol dire 6 terabyte oggi, 1 terabyte e mezzo o anche 2 terabyte di disk si compra al supermercato tranquillamente. E va benissimo, perché in una famiglia non è che abbiate 300 utenti che tutti hanno bisogno di scaricare, quindi il bandwidth complessivo diventa enorme. USB va perfettamente, se ci sono due o tre, uno che vuole vedere un filmato, uno che vuole, è già sufficiente. Solo che tenere tutti i dischi attaccati al server, anche che fanno, come si chiama, spin down, perché alcuni dischi se non utilizzati fermano il motore, però è sempre un consumo. Questo, l'apparecchiatura, ci sono dentro qua, c'è un relay a 5 volt, che consumano almeno circa 80 mA, quindi il consumo complessivo sta dentro 500 mA
che è lo standard USB. Ok? Quindi di maggiore consumo non c'è nulla, se non l'alimentazione della piastrina. Consumo un po' di più quando i dischi sono accesi, perché ci sono quegli 80 mA a 5 volt, 5 per 8 fa 24, quindi 240 mW, quando il disco è acceso, però di fronte a settimane con il disco spento, il consumo, o anche notti, quando dormite voi, lasciate che dormano anche i vostri dischi. Da dire, i dischi vi dureranno un po' meno, perché per i dischi ci serve abbiamo questo fenomeno, che il quando va via la corrente, questi dischi sono stati accesi per mesi e mesi, spesso quando succede, o li mettiamo giù per manutenzione, quando li andiamo ad accendere è il momento in cui i dischi danno difetto, perché è un momento critico per il disco, e se continua a girare è difficile che smetta di funzionare. Però penso ne valga la pena. Adesso posso anche, a dire il vero, devo prendere da casa che non mi sono portato l'eseguibile. Un attimo che prendo, devo fare il doppio giro, però ok, perché ho due. Ma qui è un indirizzo pubblico? No, un indirizzo privato, quindi mi sono scordato di prendere qualcuno di voi ha un alimentatorino, qualcosa che è attaccato alla spina, accende un LED quando c'è corrente e lo spegne quando non c'è, che lo attacchiamo per far vedere. Ops. Ok. Sì. È quello lì. Questo. Allora, questo lo attacco qua. Camper così. CD tests. No. No. CD. Ah. Quando ho fretta il momento. Mi copio direttamente l'eseguibile, casomai dopo vi faccio vedere il sorgente. È una piccola modifica di un sorgente della libreria VUSB, che è la libreria che fa USB. Senza componenti esterni, basta il microcontrollore che emula l'USB direttamente sul microcontrollore. SCP set out. Ok, niente.
faccio è bravo. Allora, per accedere direttamente alla porta USB devo essere root, oppure bisogna cambiare la, la porta USB, cambiare i permessi della porta USB. Allora, attacco l'USB e se io faccio slash temples setout si chiama, mi dice lo usage, devo dire status, ho messo semplicemente, lo faccio spesso perché così risparmio spazio in molte direzioni che faccio, metto per accendere le lettere dell'alfabeto maiuscolo, per spegnere le minuscole, quindi A grande vuol dire accende il primo, A piccolo spegne il primo, quindi status, no, dice che l'output sono tutti spenti, vedete, A, B, C, D. Se io faccio set out A, si è acceso, come si accenderà il disco, se faccio A piccolo si spegne, probabilmente ci vuole un po' a spegnersi perché questi affari invece sono nel settore e quindi in realtà è già spento, ma con calma si spegnerà, ok? Così se a questo punto ci fosse un disco attaccato, come accendere e spegnere il disco, e così potete, ma c'è completa separazione elettrica ovviamente tra il 5 volt e il 220, quindi qui potete arrivare al massimo ad assorbire il carico dell'elettrico, questi sono da 8 ampere, 220 volt, vuol dire che potreste accendere e spegnere il phone. Ve lo sconsiglio, mettete delle cose più robuste perché, oppure degli isolamenti maggiori, il disco consuma poco, non importa, ma a specie dei carichi resistivi così forti fanno la scintilla al momento del contatto e questo potrebbe disturbare il resto del circuito. Comunque, vedete? Qui il costo più grande è la scatola, che è ovviamente di una serie di quelle da casa. È il costo più grande perché il processore in uso lo pago 1,90€ ed è l'unico componente attivo che c'è. Poi ci sono 4 transistor pilota. Lo schema è molto semplice, cioè l'Atmega 8, che è il processore, che ha 2 pin attaccati all'USB e l'USB viene generato direttamente. Il problema è che la logica dell'Atmega è a 5 volt, l'USB vorrebbe una logica a voltaggio più basso e quindi per livellare i segnali ci sono 2 diodi Zener che servono per livellare i segnali. E poi delle resistenze di carico. Comunque praticamente l'USB su 1 di meno è verso l'alto, perché di meno è quello che se modulato abbassa il segnale, di più invece è l'alto che mette la resistenza perché va al contrario. Ci vuole un quarzo, io l'ho messo da 12 MHz, la libreria dovrebbe andare anche con altre frequenze, perché l'oscillatore interno non ha la fedeltà, la precisione che serve per fare l'applicazione. E poi ovviamente l'USB viene preso in più e in meno, ci sono dei condensatori di protezione, di livellamento elettrolitico per gli spike di lungo periodo, è il solito condensatore che si mette da 100 nanofarad
per ironia diretta, cioè su tutte le apparecchiature. Per la parte diciamo di comando, ogni linea ha un transistor, il classico BC547 e, mi sbaglio sempre, sì, è un diodo, perché quando stacca ci possono essere delle correnti parassite, e questo è il relè che pilota. Fine delle cose, quindi sono 4 transistor, 4 diodi 1N4007, quelli grossi, resistenza, valutate che meglio in saturazione il transistor e che non gli dia troppa corrente. Quarto, un paio di zeri, 2 condensatori, tutto quello che c'è lì dentro. E quindi questo costa 2 euro, tutti i componenti per farne 2 o 3 li ho presi, ho speso 6 euro, costano 1 euro e mezzo, 2 euro, 1 euro e mezzo alla fiera, ognuno in relè. Quindi il totale di materiale, tolta la scatola, queste prese che sono costose, sono sui 10 euro. Ok, quindi avete visto che allora stacco, sì. Quello che volevo dirvi con questo, adesso finisco il probe, quello che volevo dirvi con questo è che se sapere come è fatto il basso livello dei sistemi può aiutare a fare tantissime applicazioni. No, questo io l'ho fatto per me, ma siete convinti che anche potrebbero trovare interessante un prodotto di questo genere? E vuol dire un'occasione per fare un tipo di business, farlo in vari modi, mettete sulla tendina che li fa, va bene, oppure vi proponete come progettisti per la tendina che lo fa, va bene lo stesso, ma alla fine vuol dire idea portata a richiesta, che deve essere quello che deve essere il vostro mestiere. Ok, no, sbagliato finestra, dovevo andare qua. Avete domande? Se avete domande sono qua, se volete delle spiegazioni. È arrivato in ritardo, allora è l'assunto delle puntate precedenti. Allora, stiamo parlando dello schermo di Linux. Avete l'idea di quanto di tempo deve essere per ogni processo e quanto di tempo è quanto processo, quanto CPU può usare un processo all'interno di un'epoca? Un processo può ricevere la CPU diverse volte durante un'epoca, fino a quando il quanto non è concluso. Quando il quanto conclude, quando l'epoca conclude, o meglio, quando tutti hanno finito il loro quanto nell'epoca, si incomincia una nuova epoca, tutti quali, quelle erano. Quindi, se volete, rispetto alla visione teorica degli scheduler, qui c'è un livello in più del scheduling. Per noi vedevamo, abbiamo visto assieme l'idea astratta di round robin con il quanto di tempo assegnato tipicamente. Qui c'è un livello in più, si assegnano i tempi ai processi e c'è un quanto relativo a un'entità più grande che l'epoca. Quindi un processo può entrare rani, uscire, rientrare rani, oppure uno che è CPU bound può fare
può rimanere avanti per lungo tempo. Una volta che hai esaurito il suo quarto di tempo, vedi, cioè, ho rimesso in un'altra coda. Ci sono praticamente due code ready. La coda ready è quelli per ogni livello di priorità. La coda ready è quelli che possono ancora essere eseguiti, e le code ready di quelli che hanno esaurito il quarto di tempo. Quando tutti sono nella coda che hanno esaurito il quarto di tempo, si ricomincia una nuova epoca mettendo tutti spostando tutti nella coda di quelli che non hanno esaurito il quarto di tempo. E così via. Quanto di tempo? Come al solito, se è troppo corto, overhead, se è troppo lungo, non c'è più l'idea di concorrenza. Allora, quello che fa è di valutare la lunghezza in base al tipo di processo, e lo fa man mano andando a vedere come si comporta. All'inizio non è che ci sia in Linux la classificazione dei processi. Quando ho lanciato un processo, il kernel non sa di che tipo è. Allora man mano vede se completo l'utilizzazione del quanto di tempo, e da questo decide che cos'è. Il quanto può arrivare a 20 clock tick, cioè 200 millisecondi, che è un'enormità per un quanto di tempo. Ok, e questo storicamente, anche perché i processori non avevano molta potenza, invece che usare delle unità, il kernel invece di usare delle unità di misura in milli, micro, nanosecondi, usavano questo concetto che ancora lo trovate all'interno del kernel di Jiffy. Jiffy è un modo di dire in inglese. Lo farò in Jiffy, per dire, in un battibaleno, potremmo tradurlo in italiano con battibaleno, e che è un centesimo di secondo, quindi sono 20 volte centesimo di secondo, cioè due decimi di secondo. Inizialmente riceve 10 millisecondi, perché pari a un quarto della sua priorità, e ogni inizio di ogni epoca, vedete, viene ricalcolato. Quindi vedete, ogni volta gli viene sommato un quarto di quello avanzato dalla volta precedente. Se ci pensate, questo assomiglia un po' alla media esponenziale che abbiamo visto per un altro scheduler. È quello di pesare e modificare, non prendendo completamente, ma prendendo parzialmente i dati di una iterazione precedente, in modo da variare, ma variare con dell'inerzia, ed è quello che fa. Quindi processi CPU bound, che sono quelli pericolosi perché potrebbero farvi venire meno l'interattività, riceveranno un quanto sempre più o meno uguale. I processi IO bound tentano asintoticamente ad avere un quanto di tempo pari al doppio della sua priorità. Quindi un processo CPU bound si prevede che non abbia grandi problemi, cioè deve solo computare. Invece il processo IO bound si prevede che se gli si concede di lavorare prima degli altri, perché non finirà il suo quanto, da
si dà da prestazioni a mezzo del sistema, perché si prevede che un processo IO-bound sia un processo ai quali gli altri chiedono di accedere ai dati. Vabbè, mi lascio il caso della progressione, anche priorità dinamica. D'altronde avete visto che abbiamo 40 livelli di Knights, quello che vedete voi sono 40 livelli, all'interno dello scheduler ne ha 140 di livelli. Allora hanno l'idea di goodness, che è quell'accampamento dinamico di priorità. Va bene, lasciamo. Col 2.6 hanno code a doppio puntatore separate per ogni livello di priorità, quindi non scambiscono più. Quando inserite un elemento non andate più a cercare gli elementi in ordine, ok? Ma scegliete a priorità 20, premete nel vettore la priorità 20 e lo inserite lì. Se cercate come scheduler qual è il vettore, l'elemento a massima priorità schedulabile, dovete incominciare dalla priorità più alta a scandire la prima coda non vuota. È vero che potete fare al massimo 140 passi, ma 140 è una costante, quindi è ovvio 1, ok? Prima invece c'era la coda priorità, anzi neanche una coda priorità, una coda lineare, ordinata, e quindi per inserire bisognava scandire la coda, per togliere era in testa e quindi si faceva ovvio, ma l'inserimento bisognava inserire in ordine. Quindi anche i kernel thread possono essere preempted, vi dicevo che i kernel thread, cioè quando sì, non solo i processi quando sono in kernel mode, ma il kernel stesso ha dei thread. Significa, è come se fossero processi, ma non sono processi del tempo, sono processi gestiti dal kernel. E siccome condividono, sono pezzi di kernel che vanno in concorrenza, è come se fossero processi, ma vivono nella memoria del kernel. E quindi, in quanto condividono risorse, sono thread e non veri e propri processi del kernel. Anche questi possono essere bloccati. Strutture dati separate per ogni processore, questo fa in modo che non ci sia, siano minimizzate le critical section. Se avete più avete strutture condivise, più dovete mettere degli spillover per accedere. Più separate le strutture, meno avete degli spillock, ovviamente ci saranno tutte le volte che si accedono a dati condivisi. Vedete che ogni processore ha due code di processi reti e processi attivi e processi spite che fanno la coda reti. Quando finisce l'epoca non stanno nemmeno a copiare, spostando due puntatori, e siccome tutti sono andati a finire nelle spite, cambiando due puntatori, quella delle spite diventa attiva e quella delle attive diventa spite vuota, e così giocano senza mai avere da copiare cose. Nasce questa system call, l'abbiamo vista, la clone, che serve per avere la possibilità di creare thread, processo, qualsiasi cosa. Ha una granularità finissima nello scegliere che cosa volete. Potete scegliere di lavorare con un fork, oppure le singole entità che possono essere condivise possono essere decise separatamente se sono. Si può decidere separatamente se sono condivise o no. Per esempio, la memoria, l'accesso al file system, quindi working directory o mask,
proprio i file, il descrittore dei file, i gestori dei segnali, mantenere o meno il PID e così via. In 32 bit ci sono 13 con giga. E quello che abbiamo visto in fase 2, per l'abbiamo intravisto nella visione della macchina, non lo useremo correttamente in fase 2 della macchina micro MPS. C'è anche Linux, cioè la memoria del kernel proprio non è visibile quando il processo è in user mode. Quando il processo, vi dicevo, è il processo stesso che esegue il suo system call, ma quando il processo passa in kernel mode, quel segmento risulta visibile. Perché si usa questo meccanismo? Pensate, voi avete il processo con memoria virtuale, cioè significa che per ogni processo nella parte 3 giga ha degli indirizzi propri, indirizzi virtuali o comunque indirizzi logici propri. L'endpoint di tutti i programmi, di tutti i programmi eseguibili, è fissato allo stesso indirizzo. Perché? Perché quando caricate il processo setup, quello che usate per far settare, la memoria virtuale sarà configurata per cui la paginazione a quell'indirizzo vi fa vedere quello del processo setup. Quando invece andate a eseguire, che ne so, il browser, allo stesso indirizzo ci sarà l'endpoint browser. Perché? Perché la paginazione fa dei metodi diversi a seconda del chiamato. Ora, prendiamo setout e prendiamo il browser che fanno read. Quando fanno la read, loro dicono: vanni a leggere da qualche parte da file system e voglio che il dato letto sia indirizzo n, diciamo 5000 per dire un numero, e poniamo che lo dica sia setout sia lo dica il browser. Ora, a parte i problemi di concorrenza, se si ricaricasse il kernel, poi deve andare a fare i calcoli che fa la MMU, dire me l'ha chiesto l'indirizzo 5000, ma qual è l'indirizzo 5000 per setout? Dov'è la memoria fisica? Magari non c'è neanche, perché nel frattempo la fase è salita, perché l'algoritmo di rimpiazzamento l'ha cacciata via, oppure lo devo bloccare perché c'è un'operazione troppo in corso. Che complicazione. Se invece si dice ok, devi fare una read, adesso il processo setout va in modo kernel, esegue il codice della read, ma è sempre il processo setout che vede i 3 giga dove ci sta l'endpoint, ci sta l'indirizzo 5000 dove dobbiamo andare a leggere, ma c'è anche il codice del kernel visibile dove c'è la funzione che fa la read. Quindi quel giga lo vede in modalità reale, fisica, la memoria del kernel. Il rimanente ha la stessa tabella delle pagine del processo, perché è lui. Quindi quando dice se l'hai detto 5000, se lo fa il codice della read o lo fa l'assegnamento che fa all'interno del vostro codice, perché è la stessa cosa? Se c'è un peso, c'è un peso. Come? Perché è sì il codice della RIT che ha tentato di scrivere a quell'indirizzo, ma la premessa del cane è il processo setup che tentava di accedere all'indirizzo 5000, e l'indirizzo 5000 è stato, fa parte di una pagina che non serve più, ok? E quindi risulta tutto molto più lineare e semplice.
È per quello che viene fatto in questo modo. Ok. Sì. Infatti io avevo notato che ad esempio la pancia mi aveva chiesto qualcosa perché io ho 4 giga di RAM e ne vedo solo 3 mezzo, ma in grado alle 30 di bit. Allora mi sono informato e mi hanno detto sì, perché per mezzo giga viene ottimizzato il sistema operativo per mappare i file in memoria, ad esempio anche la scheda video. Allora, ci sono due questioni che entrano in ballo lì. Allora, dal punto di vista della memoria fisica si potrebbe vedere tutto. In realtà lei sta prendendo una macchina a 32 bit, ok? Linux, e monta 8 giga di RAM, riesce a gestirlo, perché vengono pagine, come si dice, segmentati in questo senso, non con la, l'idea della segmentazione che dicevamo nella gestione di memoria. L'MMU accede agli indirizzi di memoria facendo il mapping. Il problema dei 32 bit è che il singolo processo o il kernel contemporaneamente non può vedere tutti 8 giga perché non ci stanno 32 bit. Ma se il processo A usa un pezzo di memoria meno di 4 giga, il processo B ne usa un altro pezzo di memoria da un'altra parte meno di 4 giga, posso tranquillamente farlo. Con l'Intel 386 sarà il problema di cambiare il registro base. Lo facevamo già ai tempi quando c'era l'8086 che aveva il bus a 16, il bus a 20 e l'architettura a 16 bit. Però Windows ha due fattori. Uno è che ha una cache condivisa e parte se lo tiene per tenere mappati non solo i file, ma ha questa cache condivisa che serve per tutto e si ruba parte di RAM per questo. La seconda è la retrocompatibilità storica, che però dovrebbe rubare molto meno di mezzo giga, perché aveva il problema che la memoria video era mappata nel mezzo della memoria antica, perché tanto quello dovrebbe rubare molto meno, perché dovrebbe rubare un mega, quello non mezzo giga, perché quando inizialmente quando progettarono gli VMPC dissero non c'è nessuno che possa avere il computer di più di 640k. Infatti i Windows non possono avere più di 640k. Assolutamente, perché l'idea è che tutto era pensato per memoria per bus da un mega fino alla ventesima, e la memoria video era mappata dal 640 in poi, quindi la RAM era fino a 640, oltre 640 era memoria video, e là quello dovrebbe rubare meno. Ma se ad esempio io appunto ho i miei 3,5 giga di RAM e ho una memoria, ho un processo che occupa tutti quanti ipoteticamente tra 3,5 giga e ho una scheda video da 1 giga, non la posso usare tutta perché ne verrà mappato solo quel restante mezzo giga. Dipende ovviamente dalla scheda video. Molto spesso nei portatili la memoria del buffer del video è mappato su RAM, perché costa mettere delle memorie a parte, mentre invece se avete delle schede video con la RAM pregata, quelle proprio con board specifiche, con card specifiche, quelle che prendono i ragazzi che vogliono un maggior tempo per fare i giochi,
quelle hanno memorie a bordo. Per indirizzare quella, quindi si usa un indirizzamento diverso da quello che qui non avevo ben capito io, allora io pensavo che proprio... Ci guarda per dare una risposta sicuramente, cioè con un maggior... Non l'avevo mai esaminato questo, però ci guarda meglio per dare una risposta con condizione di caso. Perché il problema è ci sono macchine veramente a 32 bit o macchine che vengono usate a 32 bit, ma il bus più ampio. Oggi la maggior parte delle macchine hanno il bus più ampio, ma vengono usate a 32 bit per la compatibilità o così via. Tant'è vero che le stesse macchine spesso possono montare il sistema operativo che volete, lo montate a 32, quindi io penso, ma adesso vado alla profondità, se avete una macchina veramente con architettura a 32 bit, quindi il bus a 32 non riuscite a fare poi perché 32 ovviamente ha bisogno di uno spazio direttamente per non fare la memoria video. Se il bus è più ampio, poi il kernel con l'MMU dire vabbè, io con un registro base ti parlo di questa parte del bus dove c'è la memoria video, adesso invece ti parlo di questa parte del bus dove c'è la RAM. Però vado a documentarmi meglio. Ok. Vabbè, questa è una struttura nel kernel dove tiene la mapping di memoria. Vabbè, direi che questo è... Se volete esaminare i dati, arrivo subito, se volete esaminare la struttura del kernel, esistono delle bellissime... quando si lavora sul kernel, si utilizzano dei bellissimi siti, vediamo se ce l'ho memorizzato. Utilizziamo io uso questo ma ce ne sono altri Siamo fortunati che questo sito, che adesso arriverai ovviamente per mafia e oggi non si vuole far vedere, ha tutti i cross reference del testo del kernel, quindi se avete una keyword vedete dove è stata definita, dove compare, in modo che potete navigare il testo e non solo. Potete avere a disposizione anche l'evoluzione storica, potete chiedere fammi vedere questo file com'era nella 2635 e andare a vedere. È molto comodo quando si devono mantenere dei driver, mantenere dei moduli, perché quello che succede è che quando arriva una nuova versione interna si tenta di compilare il proprio modulo e qualcosa fallisce. A che bisogna andare a vedere che cosa hanno cambiato gli altri per fare fallire il nostro modulo. Magari hanno cambiato la posizione di una variabile, hanno cambiato la struttura dati di qualcosa, e questo aiuta tanto, aiuterebbe tanto se rispondesse stamattina a quanto pare non siamo fortunati.
vediamo se c'è quello. Questo è un altro, però per esempio questo è il main del codice e vedete che c'è quello che è l'attivazione del file system. Aspettavo che ci fosse main. Comunque questo sa di main, che vedete ci sono tutte start kernel. Volete trovare questa funzione e dice guarda l'ho trovata lì, kernel smp init main uso declaration qua, e così via. Così potete andare a navigare, non la vedo. Questa è la dichiarazione. E così potete andare a navigare a cercare cose. Come vedete quassù, adesso devo tornare in cima, vedete che questo è riferito alla versione 2.6.38. Voi potete andare indietro a vedere com'era questo qua nella varie versioni. Prego, sono... Ah, ogni allora ci sono due processi, uno che fa read da un descrittore e questo lo fa il processo A, diciamo che è il mio setup, il processo B che è il browser fa read ok, quindi stanno eseguendo questo codice. Cosa succede quando il processo A e stanno eseguendo il codice che ho scritto io nel set out? Questo l'ha scritto qualcuno all'interno del team di sviluppo di iSuite. Però alla fine questo è codice utente. Quindi quando il program counter del setout inciampa in questo read, cosa fa? System call, trap, entra il kernel che dice cosa ha chiesto? Ha chiesto di fare una system call. Quindi che cosa fa? Non è che dice adesso vado a leggere, dice... quindi vediamo qua, il processo A vede il suo codice, qui da qualche parte ci sarà la read, qui da qualche parte ci sarà il buffer. E quando stai eseguendo il codice utente, quella parte di memoria è protetta. Cioè, se io dicessi vai a scrivere qui, dice va zero. Non sai, non puoi. Invece di fare lui la lettura, questa è la richiesta read, mette il processo in kernel mode
Quindi fa ripartire il processo e con il private counter nel codice del kernel ha funzione read, chiamiamolo così per dire, è la funzione, questa è la chiamata, questa è l'implementazione della funzione. O meglio, l'implementazione della system call. Se volete vedere come è fatta, si chiamava do read dentro al kernel. Adesso hanno messo una macro diversa, però do read, cioè quella che fa veramente la read. Questa do read è eseguita dal processo A, che è in kernel mode, quindi vede sia questa memoria che quella. Questa l'avete mappata nella memoria fisica 1-1. Ok, questa invece l'avete, disegniamola così, sparpagliata in pagine e magari in parte sloppata su disco, perché c'è la memoria virtuale, quindi questa parte è tutta sparpagliata, questa no. Quando il processo B anche lui fa la read e a cui questo bit, che potrebbe essere dal punto di vista della visibilità del processo B allo stesso indirizzo dove il nastro fatto, ma tanto la paginazione me lo mette in pagine diverse, anche qui fatta su disco. Quando anche questo va in kernel mode, anche questo processo fa la do read, ma per questa parte la memoria è la stessa, quindi è codice reentrance, se volete dire così. Qual è la bellezza di questo? È che mettiamo che questa implementazione di do-read vada a scrivere in BIF e BIF sia qui. Cosa succede? Succede che il processo B ha fatto quel voto. Come l'avete fatto quando eseguite il codice vostro? Lo fa il codice del kernel. E quindi niente, in funzione il meccanismo per recuperare la pagina, viene bloccato il processo, viene fatto ripartire il processo, non bisogna scrivere delle regole. E nessuno scrive mai il calcolo che deve fare la memoria. Nessuno si mette a scrivere. Ma adesso con questa tabella di pagine, qual è l'indirizzo fisico che corrisponde a questo? Perché quando questo processo sta lavorando, vedi questa parte gli indirizzi fisici, in questo gli indirizzi logici del processo al quale l'operazione si riferisce. È chiaro adesso? Questo è il meccanismo usato. Quindi comunque lì c'è un page code e viene bloccato il processo B. Che poi viene svegliato una volta che ho. Una volta che la pagina è stata messa qua e a quel punto si va avanti. Page hop può venire solo in questa parte, questa è tutta memoria preallocata. Ok? E per rispondere alla domanda di prima, qua ci possono essere ci può essere uno spazio più ampio di quello che viene visto dal singolo processo, perché è vero che questo è comune. Ma i 3 giga qua possono essere, un processo può occupare 3 giga da solo, mentre un altro ne occupa altri 3 giga, perché poi ci pensa l'MMU a mandare un po' di compito. Io ad esempio nel processo può andare al massimo 2 giga, mi pare. In XP è? Non so, da quello che ho detto in XP un processo può andare al massimo 2 giga. In fase di configurazione c'è da qualche parte una cosa configurabile, mi ricordo che era possibile configurarlo. Perché sotto di sorgente del kernel c'è il copyright di Google, c'è scritto solo. Ma perché l'ha fatto persone che lavoravano per Google, ma il copyright non. Se GPL è copyright. Copyright vuol dire che chi ha da far valere i diritti su quella cosa è chi, c'è anche su me c'è scritto copyright con il mio nome, ma quale diritti faccio valere? Quelli che sono indicati dalla licenza. Cioè se la ditta Pinco Pallino prende
ma io sorgente di VDL ne fa una cosa proprietaria, chi è che farà causa alla ditta? Io telefono a Carlo Piano e dico vai. Ok, ma quindi malgrado i sorgenti siano la Linux Foundation, poi è una questione di Google, può anche chiedere alla Linux Foundation di dargli una mano, perché è ovviamente un interesse comune, ma chi è la parte di diritto morale, chi ha la paternità intellettuale dell'opera? È un po' brutto che a mio avviso che sia di Google e non di Tizio e Google. No, ma infatti dico che c'è scritto copyright Google sotto gli autori. Gli autori, perché è bello che è una delle caratteristiche che ci sia sempre gli autori. E quindi Google, in quanto azienda, tutela i suoi autori. Comunque, non confondete mai, il copyleft, nonostante il gioco di parole, è un tipo di copyright. Non è che noi col software libero agiamo fuori dal diritto d'autore, anzi siamo tutelati dal diritto d'autore, ma vogliamo diritti diversi alle nostre opere. Ma guai se qualcuno viola le regole, c'è una licenza, e è un altro errore tipico pensare che il software libero sia praticamente quasi pubblico dominio o pubblico dominio. Non è nulla di più sbagliato. Ci sono, come dovete firmare la licenza d'uso per il software proprietario, dovete firmare la licenza d'uso per il software libero. La licenza d'uso è diversa, vi consente di copiarlo, modificarlo, distribuirlo modificato, ma lo stesso, ci sono delle cose che non potete fare, per esempio riattribuirvi la paternità dell'opera, quello non lo potete fare, cioè il plagio. Plagio è sempre considerato sbagliato, nonostante che in Italia non sia reato, ve l'ho detto. Il plagio non è reato la contraffazione, ma non il plagio. Misteri dei normativi. Non è configurato come reato penale il plagio. Anch'io sono rimasto distrutto quando l'ho scoperto. Se io dicessi, che ne so, è mia opera la relatività generale, se lo dico ovviamente tutti si mettono a ridere, pensando alla relatività generale, ma pensiamo nel mio lavoro un nuovo algoritmo che ha pubblicato un altro, e io pubblico un articolo dicendo prendendo il testo dell'altro e dico l'ho fatto io, non è reato, a meno che io non lo riproduca in serie e ci faccio su soldi, allora diventa contraffazione. È assurdo. Per me la cosa intellettualmente più disonorevole di ETA è quella di appropriarsi di perché è quella la vera remunerazione di ogni persona che lavora coscienziosamente, la fama che viene dalle proprie opere. Quindi quello è il vero furto, di appropriarsi della paternità intellettuale di un'opera. Ma questo è un concetto che viene da lontano e dall'idea che una cosa ha valore solo se misurabile monetariamente. D'altronde, pensate anche solo, noi chiamiamo la nostra legge diritto di autore, poi è fatta male, diventa un diritto di editore, ma almeno nel nome abbiamo un concetto di autore. Nel diritto anglosassone diventa copyright, cioè il diritto di copia. È molto, anche dal punto di vista linguistico, è molto meno legato al
al concetto di creazione intellettuale, molto di più al concetto di facciamo denaro con la copia. Allora, va bene, aree kernel, aree dei moduli gestiti dinamicamente, ci sono le slab, tra l'altro scoprirete che ci sono delle diatribe in corso, cioè troverete tre tipi di slab, con la A, con la U e con un'altra lettera, slab, perché ci sono diverse implementazioni e ovviamente c'è dialettica su quale sia l'implementazione migliore. E ovviamente ci sono la cache delle pagine che attendono di essere impiazzate. Poi ci sono i buffer dell'input output, la cache degli iNode, o meglio dei vNode, anche una cache delle directory entry per non dover calcolare le directory. Il kernel e i moduli hanno il problema che non possono cambiare le dimensioni dinamicamente. Tutto il resto della memoria è gestito a richiesta. In particolare c'è un problema dei moduli. Il modulo è codice kernel, deve funzionare nella memoria mappata 1-1, mappata fisicamente. Non è che possiamo mettere un modulo dentro a parte paginazione, perché è codice kernel. Allora come si fa? C'è un'area che viene utilizzata per i moduli. Quest'area viene allocata ai vari moduli con questo algoritmo. Se un modulo ha bisogno, viene dato a ogni modulo un multiplo di pagine. Se un modulo ha bisogno di n pagine, si arrotonda la necessità del modulo alla più prossima potenza di 2 di pagine che contenga la necessità del modulo. Quindi fino a una pagina, una, fino a 2 pagine, 2, fino a 4 pagine. 4 significa se uno chiede 2 pagine e 3 byte, gli vengono date 4 pagine. Se uno chiede 4 pagine e 1 byte, gliene si dà 8 e così via. E allora si cerca se c'è un'area di dimensione della dimensione voluta. Se non c'è, si cerca un'area di dimensione doppia e lo si aspetta meglio. Se non c'è, si cerca un'area di dimensione quadra, lo spazio a mezzo di uno dei due si prende una metà. Quindi se volete l'algoritmo di consiglio, data la richiesta di un'area di dimensione n, se c'è bene, se non c'è, si cerca un'area di dimensione 2n e se ne va la metà. Ma per cercare l'area di dimensione 2n si fa con lo stesso metodo, quindi ricorrente, cerchiamo 2n, stavolta l'n diventa 2n, chiamiamolo n, ne cerca una di dimensione o c'è oppure 2n che è 4n. Quindi vedete, viene chiesto una locazione, caricate insmode o modprobe, not proprio vi dico, ne può caricare più di uno. Insmode, il modulo ha bisogno di 8 pagine. C'è inizialmente un'area per i moduli di 64, viene dato un'area da 8, poi ne carico un altro da 8, gli do la seconda area da 8, poi alloco un'area da 4, da 4 non ce ne sono, prende una da 8 e la divide in 2 da 4 e così via. Ha 11 liste contenente blocchi da 1, 2 fino a 1024. È veloce, ma c'è frammentazione. Perché non è molto importante questa frammentazione? Perché sebbene oggi se ne faccia un abuso del modulo kernel,
Non sono, non vengono caricate e scaricate a un stesso spinto, vengono caricate quando si mette un'unità di tipo diverso nel sistema, quindi è raro, non è molto frequente aggiungere e togliere moduli. E, tra l'altro, di solito usa molti moduli che se lo può permettere, cioè, quando avete delle macchine con 4 giga di RAM, anche se ne buttate un po', non se ne accorge quasi nessuno. Se avete un sistema embedded, semplicemente non usate per nulla i moduli. Quando create il kernel, siccome nell'embedded non attaccate e staccate cose, create, mettete gli elementi che servono per quell'altro direttamente nel cache, quindi lo fate per le parti list e nulla, prego. Quando si effettua la riallocazione dei moduli, anche in questo caso, come visto il linguaggio di programmazione, si segnano quali sono le parti, le aree di nuove compagne, tutte quelle che vengono riunite? Vengono riunite se sono, vengono riunite solo se sono contigue e se l'unione dà luogo a una potenza di 2. Perché se venissero liberati una da 8 e una da 4 non vengono unite, perché il bambini funziona solo con le potenze di 2. Per la gestione della memoria l'idea è quella di gestire tre livelli di accesso. Come se ci fosse pagina, segmento su quel segmento. Perché fa questo? Perché esiste almeno un caso in cui ci sono tre livelli ed è alfa. E se ne fa il caso più complesso e tutti gli altri li mappa sul caso più complesso. Cioè, ad esempio, il termine ha solo due, uno non lo adopera, ma ce l'ha pronto. Questo serve per unificare il codice. Quindi esistono global directory, middle directory e page table. Pentium ha solo due di livelli. Un'altra cosa. Questa è. Vi ricordate che vi ho detto che c'è l'area di swap, o meglio, quando abbiamo parlato di paginazione a richiesta, vi ho detto per fare memoria virtuale c'è un area del disco dove teniamo le pagine non utilizzate, non attualmente in uso. Nella progettazione di Linux ci si è posto il problema: perché andare a buttare via la parte della memoria secondaria, parte del disco, per tenere delle pagine che sono pagine dell'eseguibile. L'eseguibile non deve essere modificato, dato tanto tempo fa, prima che qualcun altro se ne accorgesse, non deve essere modificato durante l'esecuzione. Non viene modificato. Allora, cosa si fa? La memoria virtuale per l'eseguibile, per il testo dell'eseguibile, non sta a tenere una copia nell'area, quella che viene chiamata area di swap nei sistemi Unix, che sarebbe l'area di paging, ma se ha bisogno di una pagina dell'eseguibile, lo va a prendere direttamente in un file eseguibile. Quindi lo swap delle pagine dell'eseguibile sono il file eseguibile stesso. Una richiesta cancella il file mentre in esecuzione. È un file aperto, come tutti i file aperti, l'Unix fa finta di cancellare, cioè lo cancella dalla vostra visibilità del suo file system, ma rimane come file e viene eliminato solo quando viene chiuso. Vi ricordate che vi ho detto che è temporaneo, una tecnica, quella di aprire il file cancellato, e così il file lo avete a disposizione, però quando fate la close viene eliminato. Fa lo stesso anche per i file eseguibili. Avete la partizione, la possibilità di swap per i dati,
potete avere la partizione del swap Linux, ammette che abbiate dei file di swap, potete aggiungere file di swap alla partizione di swap, ma come vi ho già detto quando parlavamo di questo, avere la partizione significa accedere in modalità diretta al dispositivo, perché quando ho bisogno della pagina ECO so che praticamente l'area del swap per il kernel non è altro che un array di blocchi, un array di pagine mappate, messe su disco. Quindi se so dove vado direttamente. Se invece ho un file che fa da area del swap, io devo passare per il file system, dico al file system mi dai quella pagina, il file system va nella solita struttura, è un file con i puntatori diretti, i doppiamenti indiretti, i triplamenti indiretti per trovare dove è, e quindi ovviamente è più lento. Se avete problemi, avete sottodimensionato una macchina, non potete ripartizionare un disco fisico, un disco fisso, usate il file di swap, ma se potete usate sempre la partizione. Sì? Come si fa a dire al sistema operativo di non usare il file di swap e usare il soggetto nel comando? Allora, le aree di swap, le aree del swap vengono messe nella FS tab, e per qui adesso è un po' incasinata perché ho le UUID, però dov'è? Qua non riesco a vedere lo swap. Ah, l'ho tolta, era qua, l'ho commentata perché ho messo 2 giga di RAM per non avere lo swap, perché questo è flash, se no mi mangio la flash. Vedete qui, invece di mettere bar /etcdb5 ho messo l'identificativo della partizione. Questo si fa perché così si evita di avere problemi se viene rinumerato il dispositivo. E questo è un'area di swap come area di swap. Se no, ci deve essere swap on il comando. Swap man swap on. Ecco, enable disable devices and files for paging a swap. Quindi se io volessi aggiungere della swap, farei in questo modo. Swap sopra NFS potrebbe non funzionare, cioè mettere, ovviamente se ci provate ottenete prestazioni veramente pessime, perché pensate, la swap già abbiamo dei guai perché ha dei tempi di risposta dell'ordine di millisecondi nel disco, pensate ad averla remota la swap. Fatto che non posso essere dovete preparare l'area del swap, c'è un altro comando per preparare l'area del swap, perché deve allocare l'intero file in modo da avere sapere già dove mettere le cose, non vuole file corrupti. Comunque di solito si prepara l'area del swap. Comunque una googolata e trovate i comandi specifici. Non uso mai file e quindi non mi ricordo i comandi perché non li uso. Algoritmo di replacement, non uso working set. Quello che ha di
diciamo efficiente è quello di tentare di avere sempre un gruppo di casi disponibili in modo che di fatto usa ha un algoritmo di replacement utilizzato a priori, cioè in, anche se non è in questo momento di gestione di pagine, si tiene un certo numero di pagine disponibili in modo da evitare per quanto possibile che il processo durante la sua esecuzione debba aspettare di trovare la pagina. Viene fatto da questo demone CageWalkD, che è un thread return che va a cercare di tenere pagine disponibili. L'algoritmo di rimpiazzamento, non so se c'era scritto a quello nel mio sito prima, è l'algoritmo dell'orologio ottimizzato, ma la base è quello dell'algoritmo dell'orologio, del second chance. Ecco, file system. Linux ha un la potenza di questo kernel è quella di essere molto flessibile da tutti i punti di vista, non essendo specifico per una macchina, specifico per un'architettura, ha tantissimi file system, supporto di tantissimi protocolli di rete, supporto di tante, sono. Se andiamo nella pagina di qua e torniamo alla radice, andiamo nella directory arc e scoprite, adesso se l'avessi fatto su l'insieme di architetture per le quali Linux è stato preparato. Alcune le conoscete, tipo Spark, PowerPC, MIPS, Motorola 68000. Notate che c'è anche AVR32, che sono gli Atmega 32 bit, quindi anche i processori dell'Atmel, Alpha. Però ad esempio quando vedete x86, qui le architetture ce ne sono due, Spark sono due perché dentro trovate 32 e 64. Una volta si chiamava i386, adesso l'hanno cambiato, è x86 con dentro 32, così come Spark 32 e 64, MIPS 32 e 64, poi e poi non solo MIPS ne ha 4, 32 e 64, come si chiama? Non ci sono Little Endian e Big Endian, perché il MIPS potete avere in tutte e due le cose. Ma come per i processori, con l'architettura dei processori, anche le architetture di file system sono tante. Qui ce ne sono solo alcune, ma anche qui divertitevi a vedere li potete vedere qui o li potete vedere se fate make menu config o make x config, avete per quando fate il make del kernel avete tutti i menu per scegliere cosa volete compilato all'interno del vostro kernel. E fs, vedete quanti sono i tipi di file system diversi che sono gestiti, che sono supportati. I file system non dipendono dall'architettura del processore, hanno diversi? No, di solito non mi ricordo dei casi in cui un processore supporti l'altro, no, perché è
Questa è l'estrema conseguenza della sostanzialità Irwigs volute da Kennedy, cioè il codice dei file system è scritto completamente in C, in Linux c'è cioè una parte in assembler, è solo nella parte di collegamento all'architettura specifica per la gestione dello scheduling, per la gestione dell'accesso basso del genere. Ma questo livello di estrazione di file system è codice scritto in C, quindi una volta è compilato non ha dipendenza dal modello di processore utilizzato. Quindi avete X2, poi adesso X3, X4, UFS, che è quello di BSD, FAT, VFAT, HPFS, Minix, ISO per CD-ROM, HFS, che è quello di Macintosh, NTFS, che l'hanno messo nel kernel. NTFS è stato un bagno di sangue, ci ha messo anni, appunto perché non avevano accesso alla documentazione e quindi ha dovuto man mano scoprire come era fatto. Poi i sistemi di file system distribuito, NFS, Coda, che è un bellissimo file system partizionabile, significa che voi vi collegate al sistema dipartimentale e avete un buffer del file system dipartimentale. Quindi la vostra home directory, se volete, è replicata. Se voi, quando voi ricollegate il vostro portatile alla rete dipartimentale, Coda si preoccupa di aggiornare il file system dipartimentale, perché di solito usate in dipartimenti universitari, e nel caso trova delle collisioni, si comporta un po' come fanno i sistemi diversi. Se è attento che mentre è separato qualcun altro ha modificato questo file, qual è la versione più nuova? AFS, che è quello file system distribuito a livello globale, Samba, quindi SMB, quello di Novell, poi Riser FS, e poi ci sono Proc FS, che è un file system virtuale che vi fa vedere tabelle del kernel, e preso come concetto da Plan9. Comunque, al di là della varietà, il problema è come hanno fatto a fare in modo di fare un sistema fatto in questo modo. L'idea è quella di fare una strazione. VFS, chiamato Virtual File System, però non è virtual, prendetelo con le virgolette. Cosa fa? Dà una visione unificata del concetto di file system, un po' lo fa alla Unix, cioè il concetto del sito blocco, il concetto dei nodi, ma è un concetto astratto come API. Quindi se andate a vedere ad esempio FAT, ci sarà un modulo FAT che mappa da un lato la struttura dati su disco per avere FAT, dove non ci sono gli node, e risponde a delle richieste da parte del kernel fatte con l'API di VFS, che dice mi dai gli node, allora finge gli node verso l'API di VFS per unificare la visione di VFS. Quindi tutti i moduli parlano l'API di VFS verso il kernel e implementano la parte fisica, la parte di memoria secondaria o di rete del proprio file system. VFS tiene una tabella di tipi di file system
quando avviene una system call, il kernel determina qual è il file system individuato, quale file system praticamente va a vedere sull'albero a quale mount, quale permette, file a quale volete aprire, e a quel punto fa le chiamate riferite a quel file system. Sembra una cosa difficilissima, in realtà se guardate le tabelle di FS, cosa sono delle tabelle dove ci sono delle costanti, una specie di vettore, vettore di strutture, costanti per ogni tipo di file system, ok? Quindi NFS è quello, e all'interno di questa struttura ci sono dei puntatori a funzione. Quindi ho bisogno di avere quell'informazione per quel file, dice, che tipo è quello, andiamo nella tabella, la lista si fa così, e chiamate la funzione del modulo di NFS, perché quel file sta su un NFS, ok? Praticamente, se vogliamo vedere come programmazione oggetti, vi ricordo il kernel è scritto in C, non è ad oggetti, però l'idea è che VFS è come se avesse tanti metodi virtuali che non vengono implementati in quanto VFS, ma le singole istanze, le singole sottoclassi devono implementare i metodi. Ecco, questo è quello che vi dicevo, per le operazioni sul super blocco, vedete che quando voi fate un modulo, volete fare il vostro file system, fate un modulo e dovete implementare queste funzioni. Quindi ci vuole una funzione per leggere gli iNode, una funzione per dire che l'iNode è stato modificato, per scriverlo, put. Nella logica del kernel, quando voi leggete qualcosa vi mandate un'istanza di quel qualcosa e potete usarlo, quando avete finito di utilizzarlo fate put, è un po' come fare print, vuol dire conta che c'è un utilizzo in meno e se siete l'ultimo utilizzatore libera lo spazio. Ok, così via, dovete implementare le varie funzioni. Queste sono le funzioni per gli iNode, poi ci sono le funzioni dei file, eccole. E dovete implementare le funzioni e quindi quando si farà accesso a un file che è stato, che ha la struttura del file system che avete inventato voi, verrà a chiamare la funzione che voi avete implementato. L'idea, l'astrazione che dà VFS è quella di un file system Unix. Quindi un file system ha il boot block, il super blocco, ha gestione spazio libero, spazio occupato, root directory e directory. Quindi il super blocco è le mette informazioni sull'intero file system, c'è un apostrofo di troppo in quel qual è il file system contenuto nella partizione, quanti blocchi sono esistono, quanti blocchi sono liberi. Infatti pensate, quando voi fate il comando df, df vi dà adesso questi sono tutti dei... no, non sono dei... questo è un file system di tipo ext2, ma questi sono file system di altro genere, perché c'è udev che è il file system del virtuale dei device. Che cos'è udev? Serve per creare automaticamente gli special file.
e invece di avere il special file staticamente messo su un file system X2, hanno fatto un file system che li fa, essendo virtuale, quando il kernel carica il modulo fa comparire lo special file. Però vedete che viene la quantità di blocchi liberi occupati, ancorché qui sono virtuali, fittizi, viene data a tutti nello stesso modo, perché viene chiamata la funzione di VFS e quello che risponde alla funzione di VFS viene restituito, punto. Al di fuori delle implementazioni di X2, quindi la risposta alla chiamata, questa è la statfs, alla system call statfs corrisponde la chiamata della funzione vfs relativa. Cosa risponde? Si pensa all'implementazione. La system call vi restituisce ciò che ha detto l'implementazione. Questa è la struttura del super blocco, che è uguale per tutti i sistemi, per tutti i file system. Ognuno deve implementare come crede giusto. Ecco, all'interno del vari file system posso avere dei super blocchi diversi, perché possono avere campi specifici. C'è una union, e questo vi dice anche una cosa fondamentale: se voi avete, al momento della compilazione del kernel, avevate il vostro file system personale, potete caricarlo e scaricarlo come modulo. Se invece al momento della compilazione del kernel non avevate il vostro file system e volete prendere un kernel di distribuzione e aggiungere il vostro file system, non potete, perché occorre che nel sicuro dato sia già previsto che c'era anche il vostro file system. E questa è una cosa che io contesto e che secondo me crea complessità inutile all'interno del kernel. Bisognerebbe buttare fuori dal kernel le implementazioni del file system. Ma come mai c'è la scelta di compilare il kernel perché si pensava che non fosse una cosa così comune? Attualmente non è propriamente vero, nel senso che cioè, esistono dei meccanismi per avere l'implementazione del file system core del kernel. Uno dei più famosi di questo si chiama Fuse, oppure quello che propongo io, cioè averli completamente fatti dentro con UMFuse. Ok. Va bene, X2 l'implementazione, che è il file system, e gli ext sono quelli propri di Linux, ha i block group, ma questo l'abbiamo già visto, per aumentare la località. Va bene, questi sono X2. X3 è la versione con journal di X2. Vi ricordo che X2 e X3 sono completamente compatibili. Voi potete prendere un X2 se fate il comando tunfs-j link X3. Prendete un X3, lo montate come X2 e lo smontate come X2, se potete usarlo come X3, perché in più c'è solo il giornale. X4 aggiunge le extent e aggiunge maggiori capacità. Ecco, X4 è compatibile, nel senso che potete prendere un X3 e portarlo verso X4. Se usate le feature aggiuntive di X4, se lo montate come X3 non vedete più i file, perché non è più capace di vedere. Va bene, questo approccio
è un file system virtuale, nel senso che il contenuto è calcolato on demand. Se guardate come funziona, è anch'esso attaccato al DFS, quindi viene chiesta avrà le funzioni per dare il contenuto della directory, per accedere ai file, ma queste funzioni, quando vengono accedute, calcolano il valore da restituirvi a runtime. Quindi volete chiedere, che ne so, questa, questa shell qua si chiama 5860. Allora io faccio ls proc 5860 fd. Il fatto che siano aperti 012255, l'ha calcolato runtime, non c'è scritto da nessuna parte. Quando io tento di aprire il file proc 5860fd, il kernel riceve la richiesta e dice: ma vuole sapere l'elenco dei file scritto di questo processo? E me li calcola all'istante, dal produttore al consumatore. Come vi dicevo, un'eredità di Network File System. Ecco, NFS è il metodo classico per condividere dischi in ambiente Unix. Nasce dalla Sun, dagli ambienti Sun e dai sistemi operativi Sun OS prima e Solaris poi. L'idea qual è? Di fare il mount remoto. Per fare il mount praticamente un pezzo di un file system remoto viene visto come se fosse una unità locale che viene utilizzata. Come funziona NFS? NFS funziona con la tecnica del remote procedure call. Cos'è una remote procedure call? È chiamata di procedura remota. L'avevamo già visto. Praticamente una chiamata di procedura remota, di funzione remota, funziona così. Il programma chiama la funzione pensando che sia locale. Solo che nel suo spazio di indirizzamento esiste una funzione che ha proprio quella signature. Quindi lui chiama la funzione serve in chiamata, ma quella funzione non fa i calcoli, non fa l'elaborazione stessa, formatta opportunamente i dati e li spedisce via rete a un altro sistema che ha un demone che riceve queste richieste, decompatta, decodifica il pacchetto, prepara i parametri ed è questo demone che chiama la vera funzione. Quindi la funzione viene chiamata esattamente come la richiesta di chiamate, ma l'esecuzione della funzione verrà fatta in un altro sistema. Ok? Questa funzione viene calcola, fa il calcolo e alla fine dà un valore di ritorno che fa il cammino inverso, viene trasformato il valore di ritorno in un pacchetto, viene mandato indietro e diventa il valore di ritorno della falsa funzione che ha chiamato, che è stata chiamata nella prima macchina. Okay. Questo della prima macchina si chiama stub, questa falsa funzione. Il demone che chiama la vera funzione si chiama scheletro. Pensate a VFS. VFS ha la funzione internet per scrivere, per dirmi quanti sono i blocchi di scrivere. Fate diventare tutte remote procedure call. Il risultato è VFS. È un IFL.
la visione, ma sai capire come funziona. Il risultato è questo, cioè quando chiede di accedere a un file, chiama la funzione VFS, VFS è una remote procedure call, la funzione relativa viene fatta all'altro estremo. E quindi dal vostro punto di vista vedete una partizione che è stata montata localmente, ma come le funzioni di veramente di accesso ai dati vengono fatte all'altro estremo, i dati sono contenuti sull'altro. Quindi vedete NFS client che non fa altro che fare le remote procedure call che chiamano dall'altro lato l'NFS server che fa le richieste ai dischi. Vi devo dire ancora un paio di cose su Linux. La prima è, oltre a questa ricchezza in campo di file system, la ricchezza c'è da tante, in tanti campi, la ricchezza di driver ormai per tantissimi hardware, e anche per i driver, come diceva lei prima, c'è questa indipendenza dall'architettura del processore. Quindi se in Linux avete il driver per un dispositivo esterno, funziona anche se l'architettura hardware della macchina a quale applicate il dispositivo è diversa. Poi avete una ricchezza di protocolli di rete, perché se andiamo a vedere anche nella parte net, nella parte di protocolli di rete, abbiamo perché sono ancora all'interno del file system, infatti non mi orizzontavo. Mi sono perso il mouse. Se andate in net vedete che anche qua avete una grande ricchezza, perché avete ATM, AX25. Chi è che conosce AX25? Pensavo lei. AX25 è un protocollo per animatori. Bluetooth, DECnet, che ormai non so più chi usi DECnet, però c'è il supporto DECnet. Ovviamente PV4 e PV6, IRDA, quasi tutti i protocolli sono supportati. L'altra cosa ancora che volevo dirvi è anche qui, questo è indipendente dall'architettura. Altra cosa che volevo dirvi è quali sono le ultime novità, che cosa sta succedendo all'interno del kernel. Sicuramente un grosso lavoro lo sta facendo nell'ambito dei namespace, cioè quelle che chiamavamo un buon container. È la possibilità di avere ambiti diversi all'interno del kernel, cioè processi vivono in ambiti diversi. I processi diversi possono avere visioni del file system diverse, possono avere visioni della rete diverse, possono avere accesso a diversi dei file. È stato
è stata riportata nei termini l'esperienza, per esempio, di progetti come Virtuoso o Open BZ, che creava l'idea di macchine virtuali multiplexando il kernel, cioè il kernel è uno, ma se lo cede l'utente X si presenta come macchina macchina A e alfa system della macchina A. Lo stesso kernel accede all'utente B e si presenta come macchina Y con un file system diverso. L'indirizzo IP del primo è uno, l'indirizzo IP del secondo è un altro, e così via. Anche qui l'approccio però è monolitico ed è molto poco flessibile, è fatto per amministratori del sistema per fare il loro mestiere. Un'altra cosa, visto che sono stato fuori, concludiamo la lezione, vi racconto questa cosa qua, che è proprio, è un mio progetto che ha visto la luce pochi giorni fa a opera di uno studente del corso di progettazione di sistemi virtuali, un corso che anche voi, se volete, potete scegliere l'anno prossimo. Si chiama Cross Platform Local Physical Call. Detto anche gestione. Il progetto con l'acronimo più palino della storia. Cross-platform. Pensate a NFS e a Remote Secure Code. Vi è mai capitato di avere a disposizione una libreria binaria per l'architettura A e voi siete sull'architettura B? E non potete scrivere la libreria della chiamata binaria perché è per l'architettura A. Ok? Caso tipico è flash per A. Flash ve lo danno per Intel, non so se adesso lo potete fare, oppure avete un PowerPC e non sapete che fare. Ok, non funziona ancora sui browser, ma il concetto è questo. Avete in mente le remote procedure code? Voi fate le remote procedure code tra il vostro programma che ha bisogno della funzione di libreria F, e questo per esempio è sull'architettura A, diciamo Mix, e voi invece avete la libreria che contiene la funzione F, e qui c'è cioè la libreria, ed è per x86 e contiene l'altra F. L'idea è, facciamo delle remote procedure code locali fra questa e una macchina virtuale che è in grado di eseguire codice x86 che esegue le librerie. Quindi qua c'è lo schermo che prende le richieste e esegue le funzioni di libreria. Il risultato è che riuscite a linkare una libreria che funziona, che è fatta per un'architettura diversa. A tutte le implementazioni delle RPC, perché se la libreria, tutte le librerie dove dentro c'è scritto passato un indirizzo di memoria e la funzione della libreria dice scriva quell'indirizzo, non funziona, perché passate, cioè se hanno side effect, se usano memoria condivisa per comunicare, modalità che vi fate scatenare, ma non funziona. Se invece sono scritte bene, funziona. Cioè, il vostro collega domani mi presenta la versione 2, la prima versione era il proof of concept, la versione 2 ha un linguaggio nel quale si descrive la signature, l'interfaccia della libreria, e scrivendo l'interfaccia della libreria
o meglio ve la preso quanto più automaticamente è possibile dal punto H, genererà automaticamente la fase che avviene alla struttura mix, cioè l'elenco delle stub che rispondono alle chiamate qua, e la funzione, il codice da questo lato che riceve le richieste e fa le chiamate alla vera libreria, e lo fa in maniera automatica. Questo è un esempio di attività che si fanno all'interno del corso. Allora, nel frattempo si sono fatte le 10:30, avete domande, dubbi? Siete in una monotona crescente. Io mi sono sentito due volte con Rubini, adesso dopo oggi sento la segreteria per la disponibilità delle aule, l'idea è giovedì o sabato. Il problema è, non so che cosa sia peggio, giovedì temo che le persone marinino in seminario così pomeriggio perché si preparano per lo scritto di venerdì, e sabato invece ci sono i pendolari che non riescono ad esserci. Qual è la minore? Per me, se questa è una persona, tra l'altro vuole farvi vedere un progetto che ha finito ieri, si chiama FOSS, Two Hours Operating System, come scrivere un sistema operativo in 2 ore. Ed è l'idea che stiamo portando avanti anche con alcune persone della diversità, forse alcune lo faranno come te, cioè fare un progetto di sistemi operativi sperimentali, ma sistemi operativi comunitari, tutto quello che ci può essere di didattico, ma invece di farlo su un emulatore, farlo su dei microcontrollori. Lui lo fa su una scheda del costo industriale di 15 euro, però adesso abbiamo l'idea di vedere se si riesce a fare anche con degli Arduino. Ci sono delle difficoltà tecniche che stiamo guardando, per esempio per la UART, cioè il chip che controlla parte, che controlla la seriale, che ci servirebbe per fare la console. L'Arduino lo vuole tenere per sé perché ha su anche il bootloader che serve per caricare il codice, quindi bisogna trovare qualche cosa per dare allo studente alla stazione di averlo a seriale per sé, anche se c'è un pezzo che glielo sta controllando. Comunque sono dettagli. E dicevo, visto che c'è una persona come lui, anche stare una serata in più a Bologna, con Bologna non è neanche male, non penso, ma anche per pendolare che sia un po' sguardo di per sabato, secondo me, è facile sabato mattina avere a disposizione le aule di matematica. La matematica rimane aperta il sabato mattina. Sono cosa? Sono sì. E così non abbiamo neanche interferenze con altri corsi. Va bene, allora provo a portare, e sarebbe anche più comodo perché allora sabato probabilmente ha meno problemi a venire qui con la famiglia, e così possiamo mettere insieme a qualche cosa. Almeno da aggiornarci vicendevolmente delle ultime cose che sono successe nel mondo. Ci vediamo domani alle 8, parleremo di prosto.